Una giornata a Scampia nel segno dello sport, aperta da un sopralluogo dell'assessore Giuseppina Tommaselli al Parco Corto Maltese in via Ugo Pratt, dove insistono numerosi campi sportivi ed in questi giorni è stato avviato appunto il ripristino di un campo di calcetto che sarà restituito all'uso del quartiere anche grazie all'intervento di imprenditori privati. Siamo impegnati in un recupero capillare delle tante realtà impiantistiche che stanno in questa, nel quartiere di Scampia, però la maggior parte di essi sono semichiusi o vandalizzati. Si tratta di campetti che rappresentano per i bambini di questi luoghi certamente un momento di sport, di partecipazione sana, una collaborazione con i privati. Qui ci darà una mano Carpisa Yamamai che generosamente ha offerto il materiale che sarà utilizzato a cura della nostra partecipata di Napoli Servizi. E successivamente, nella sala del consiglio dell'ottava municipalità, si è svolta la cerimonia di premiazione dei ragazzi della scuola calcio polisportiva Piscinola, vincitori del campionato nazionale di calcio a 7 per la categoria Under 10. Sono orgoglioso di essere il presidente del municipio e di questi ragazzi che sono campioni d'Italia e che spero cresceranno nello sport, perché lo sport significa esempi di valori, regole che valgono anche nella vita. Quindi abbiamo il dovere e il piacere di accompagnare questi bambini nei loro prossimi successi, anche a livello internazionale. Questa è una prova di grande impegno sia delle associazioni che delle istituzioni, ma essenzialmente dei bambini che provano ad invertire una condizione che non sembra delle migliori, da dove però viene fuori la voglia di riscatto.